Bentornati cari amici, nel tutorial di oggi vedremo tre idee creative per video a 360 gradi. Per ottenere questi risultati va bene qualsiasi videocamera che supporta le riprese sferiche. Io per esempio utilizzerò la Panox versione V2. Allora, siete pronti? Sigla! Come prima idea vado ad attaccare la cam ad un treppiedi ed avvio la registrazione del video a 360 gradi. Non mi resterà che iniziare a correre intorno ad essa. Ed ecco due risultati che ho ottenuto. Altra cosa carina che possiamo effettuare è far partire un timelapse a 360 gradi mentre siamo in bicicletta oppure su uno scooter. Se disponiamo di una selfie stick molto lunga, potremo utilizzarla per effettuare delle riprese in stile drone. Le videocamere a 360 gradi cancellano in automatico le selfie stick dalle registrazioni video. Comunque, se volessimo un accessorio professionale, ci basterà cercare online o nei negozi una selfie stick invisibile. Tra gli aspetti positivi del tipo di ripresa che stai guardando, ci sono che oltre a ottenere un risultato fico, potrai registrare in questo modo ovunque vorrai, a differenza del drone che non sempre è consentito. E prima di salutarci, vado a mostrarti un'idea divertentissima e super facile che ha spopolato sui social. Ah, e mi raccomando, non dimenticare di mettermi un like e iscriverti al canale. L'ultima idea extra che vado a darti è far partire la registrazione video a 360 gradi con la videocamera in bocca mentre si corre. Ed ecco ciò che otterrai. Ti ringrazio per la visione e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!